Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, benvenuti qui al Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Pisa. Oggi siamo in diretta insieme al professor Guido Pampaloni, professore di chimica inorganica nel nostro Dipartimento. Purtroppo a causa dell'emergenza coronavirus, questa edizione del Bright si dovrà tenere ovviamente in versione virtuale, ma non per questo. Sarà meno interessante. Allora, vi introduco velocemente il relatore della serata, appunto il professor Pampaloni, che tra l'altro io ho studiato, come penso molti di voi magari sanno, perché non lo sa, io sono stato un vecchio studente del DCC, del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Pisa, per cui per me è veramente un grandissimo piacere poter ritornare, anche se soltanto in forma virtuale. Dunque, il professor Pampaloni è appunto professore di chimica inorganica all'Università di Pisa, è stato un ex studente della Normale, dove ha preso il dottorato in chimica. Successivamente è stato postdoc in Germania al Politecnico di Aachen, per poi trasferirsi di nuovo in Italia, a Padova, all'Istituto di Chimica e Tecnologia dei Radioelementi del CNR. Poi ha lavorato anche ai laboratori ENI di Bolgiano, per poi appunto ritornare a Pisa. A Pisa lui è un esperto di chimica degli elementi di transizione, autore di più di 200 pubblicazioni scientifiche, nonché di ben 20 brevetti di invenzione industriale. Quindi, senza perderci in altri indugi, diamo la parola ora al professor Pampaloni, che appunto terrà questa interessantissima relazione. Ovviamente, se avete qualsiasi domanda o spunto di riflessione che vi interessa, avete a disposizione la possibilità di commentare. Alla fine della relazione avremo tutto il tempo necessario per discutere, delle vostre domande e dei vostri dubbi. Professor Pampaloni, a lei l'onore. Va bene, ecco, buonasera, grazie Giuseppe della presentazione. Sono qui, quindi possiamo partire, diciamo, con questo racconto che oggi ho deciso di basarlo sugli elementi e le molecole nella storia dell'uomo, ossia come gli elementi chimici e alcuni elementi chimici e alcune molecole hanno fatto, diciamo così, o hanno contribuito ai vari cambiamenti delle varie vicende umane. Allora, quando mi si è presentata questa occasione, la prima cosa è stata scegliere cosa dovevo fare. In altre parole, il problema è questo, che gli elementi oggi sono 118, le molecole sono infinite. Io ho circa 40 minuti e quindi si trattava di fare una scelta. Cosa scelgo? Quali elementi scelgo? Allora, ho preso quindi la tabella periodica, eccola qua, l'alfabeto dei chimici, come è ormai nota questa serie di 118 elementi, e ho cominciato a pensare a cosa potevo scegliere. Allora, non potevo, diciamo così, non scegliere l'oro. E questo per un motivo, l'oro è l'oro, punto e basta. D'accordo? Poi altri elementi che ho voluto scegliere hanno a che fare con un libro che ho recentemente trovato in libreria, un libro del 2013 di John Browne, in cui lui parla di sette elementi che hanno cambiato il mondo. Fra questi sette elementi, Browne parla di uranio e titanio. In particolare, cioè, c'è una frase nel libro che mi ha colpito, in cui si dice che se la seconda guerra mondiale fu combattuta usando l'acciaio, quindi carbone e ferro sostanzialmente, la guerra fredda degli anni 50-60 del secolo scorso fu portata avanti con titanio e uranio. Quindi questi sono due elementi che ho deciso di scegliere e di parlarvene stasera. Poi l'altro elemento è il silicio. Il silicio perché? Se la sabbia, diciamo così, come componente del vetro, diciamo, ha aperto i cieli più alti all'occhio umano, nel senso ha dato la possibilità di produrre telescopi, ha aperto la strada anche alla moderna tecnologia e a tutta l'elettronica e l'elettronica di consumo con cui oggi abbiamo a che fare.
Allora, partiamo quindi da questo elemento, dal vetro, dal silicio, intendendo come il silicio come componente essenziale del vetro, sostanza che si dice sia stata scoperta per caso, una delle tante sostanze composte importantissime nella vita dell'uomo scoperte per caso, ebbene, nel deserto, diciamo così, dai mercanti arabi, ebbene, questi signori la mattina trovavano delle particelle lucenti nella zona dove nella notte avevano accesi i fuochi. Il motivo di questa cosa probabilmente era che l'alta temperatura del fuoco durante tutto il periodo in cui era stato acceso creava le condizioni perché la silice, la sabbia, reagisse e formasse queste piccole particelle di quello che oggi chiamiamo vetro. Allora, il vetro è considerato un liquido, cioè non è un solido, non ha le caratteristiche di un solido cristallino, va bene? Però non è neanche un liquido, d'accordo? È considerato un liquido avente una elevatissima viscosità. La componente base del vetro è la silice e una delle tante composizioni del vetro è quella che qui ho riportato, perlomeno per il 90%, consiste di ossidi di sodio, di calcio e una grossa componente di SiO2 di silice. Va bene. Poi, se volete fare dei vetri diversi dal vetro trasparente in colore, allora potete cominciare, e caratteristiche interessanti, potete cominciare a aggiungere ossidi, composti chimici. Vabbè. Quindi cominciate a aggiungere piombo, va bene, o bario, ossidi carbonati di bario, ossidi di piombo. A questo punto cambiate l'indice di rifrazione, fate un vetro più brillante. Oppure aggiungete degli ossidi di quegli elementi che si chiamano lantanidi, chimici chiamano lantanidi, va bene. In questo caso ottenete delle lenti di alta qualità. Quindi lenti tipiche per, ad esempio, telescopi, d'accordo? Oppure, se da diversi anni ormai in cucina, nelle cucine delle nostre abitazioni, siamo abituati a prendere un recipiente con i cibi dal forno e appoggiarlo magari sul marmo, senza che in questo si crepi o si spacchi. Questo perché il vostro recipiente di vetro è un vetro che contiene una certa percentuale di boro sotto una qualche forma, che vi ho riportato lì per curiosità, diciamo, una qualche forma di boro, che migliora le caratteristiche termiche. In altre parole, impedisce che la vostra recipiente subisca quelle variazioni di forma dovute alla temperatura che creano appunto la rottura. Infine, ci sono tanti ossidi composti con l'ossigeno di ferro, di cobalto, di cromo, che riescono a dare dei colori particolari al vetro. Va bene? Ok, andiamo avanti. I vetri ci sono di tanti tipi, ci sono di quelli normali, cioè i vetrai, utilizzando le varie tecniche, possono fare delle cose, diciamo così, importanti nella vita di tutti i giorni, importanti per i laboratori di ricerca, ma riescono anche a fare dei capolavori come le vetrate delle finestre delle nostre cattedrali più antiche, oppure i lavori e i lampadari, diciamo così, come vi presento in questa diapositiva qui, i lampadari tipici dei vetrai di Murano. E sempre con il vetro c'è un signore, un pisano, diciamo così, nel 1610 costruì, accoppiando due lenti di vetro e un tubo di cartone, costruì quello che in tempi molto più moderni la professoressa Hack qualche anno fa definì un tubo di stufa. Comunque, nel 1610, quando Galileo costruì quel cannocchiale, riuscì a vedere cose che nessuno aveva mai visto. E da allora in poi, con il vetro, sono stati costruiti sistemi sempre più grossi, sempre più grandi e sempre più importanti, che ci hanno portato
1990, al lancio di questo telescopio, l'Hubble Space Telescope, che dal 1990 sono 20 anni che sta girando intorno alla Terra e ci sta dando, anzi sono 30 anni, sta girando intorno alla Terra e ci sta dando immagini del cosmo incredibili. E si spera, tutto permettendo, possa venire sostituito da quest'altro telescopio che è qui accanto, il James Webb Telescope, che è molto più grande, quindi uno specchio molto più grande, che ci dovrebbe dare ancora più soddisfazione. Il silicio, non più come silice, ma come elemento silicio, ha permesso lo sviluppo di tutta l'elettronica. Ha permesso lo sviluppo, la costruzione, l'utilizzo quindi di computer, si possono fare pannelli solari, ha permesso lo sviluppo di tutta l'elettronica di consumo dei cellulari e per trattamento con cloro si può ottenere il tetracloruro di silicio, dal quale tetracloruro di silicio si ottengono i siliconi. Siliconi che hanno le più svariate utilizzazioni, tubi di silicone, protesi di silicone e isolanti al silicone. Bene, per quanto riguarda questi siliconi, nel 2019 ne sono state prodotte nel mondo circa 7 milioni di tonnellate. Va bene? E se, come potete vedere da questi due grafici che vi presento, la produzione e il consumo maggiore che viene fatto, cioè il maggior consumo e la maggior produzione avviene in Cina. Per quanto riguarda il consumo, c'è una grossa fetta dei siliconi che viene utilizzata nell'Europa, diciamo così, e nel Nord America. Va bene? E perché questo? Perché i siliconi, in definitiva, rispetto ad altre sostanze, costano poco. Hanno una bassa tossicità, possono, a seconda di come vengono, della composizione, possono essere conduttori o possono essere isolanti, sono idrorepellenti, poi hanno applicazioni, o perlomeno possono avere applicazioni mediche in quanto hanno un'alta permeabilità ai gas, e non solo, hanno un'eccezionale resistenza all'ossigeno e all'ozono. L'ossigeno, per quanto sia fondamentale nella vita degli esseri umani e di tutti i sistemi, di tantissimi, di tutti i sistemi biologici, è pur sempre, dal punto di vista chimico, una molecola estremamente reattiva. E l'ozono ancora di più, la luce solare è lo stesso, è un qualcosa che induce reazioni e causa invecchiamento precoce. Bene, questi silicone hanno un'eccellente resistenza a tutte queste cose. Va bene, e anche alla maggior parte dei reagenti chimici. Per niente i famosi moon boots, ossia gli scarponi degli esploratori lunari, va bene, avevano le suola fatte di silicone. Va bene. E se vedete in questo grafico che vi presento qua, le previsioni per lo sviluppo dell'industria di silicone è in netta ascesa dal 2015 e le previsioni vanno fino al 2025. Ok? Poi, missioni spaziali. Bene, le missioni spaziali hanno successo se è vero la missione parte, fa quel che deve fare, ma la missione ha successo se chi è andato nello spazio è in grado di ritornare sulla Terra. Il ritorno sulla Terra ha dei grossi problemi, ha un grosso problema, anzi, dovuta all'atmosfera. L'atmosfera è fondamentale per la vita sulla Terra, ma se si deve entrare dallo spazio nell'atmosfera, rappresenta un grosso ostacolo. Un grosso ostacolo perché per attrito con gli strati dell'atmosfera si genera un grande calore. D'accordo? Questo ben lo sapevano i progettisti delle missioni Apollo, che avevano progettato appunto la capsula Apollo che doveva rientrare sulla Terra dopo aver fatto tutto quello che aveva fatto sulla Luna o dove era andata a finire. Va bene?
E ben lo sapevano anche i progettisti delle navette spaziali, degli shuttle, dello Space Transportation Systems. Cioè, questi sistemi, una volta questi shuttle, una volta che atterravano per così dire di pancia, ossia presentavano la parte più resistente all'atmosfera in modo da resistere all'attrito. E questa è una cosa fondamentale, si vede dal fatto che i sistemi, le navette spaziali erano rivestite di materiali compositi a base di silicio, va bene, silici, silicati, mescolanze con carbonio, che erano in grado di resistere sia a temperature relativamente basse, relativamente, mi raccomando, dell'ordine di 400 gradi, fino ad arrivare fino ai 1260 gradi di alcune parti. Va bene, ma c'erano due parti fondamentali in una navicella spaziale, in una navicella di questo tipo, in uno shuttle. Praticamente erano il naso, la punta del naso, del muso, diciamo, e i bordi d'attacco delle ali. Bordi di attacco delle ali e naso che potevano raggiungere temperature dell'ordine anche dei 1600 gradi al momento del ritorno sull'atmosfera, al momento del contatto con l'atmosfera e quindi il rientro. D'altronde, uno degli scopi dello shuttle era quello di partire, fare quel che c'era da fare e atterrare nuovamente sulla Terra come un normale, fra virgolette, aereo. D'accordo? In un caso qualcosa andò storto perché in questa missione, l'STS 107, lo shuttle Columbia, nel 2003, al momento del distacco dalla piattaforma di Cape Canaveral, subì qualcosa andò storto, diciamo così. Una parte del rivestimento di questo mega serbatoio qua, che conteneva l'idrogeno e l'ossigeno necessario alla navetta, si staccò un pezzetto, un mezzo chilo, niente di più, e andò a colpire proprio un pezzo dell'ala, il bordo di attacco dell'ala. Tutto andò regolare, va bene, la missione si svolse, il problema nacque al ritorno, perché al ritorno, quando questa navicella arrivò a sperimentare tutto l'attrito con gli strati superiori dell'atmosfera, la parte più densa, diciamo così, dell'atmosfera, non resse. E chi stava lì a guardare questa navicella che stava rientrando, e ci sono tantissimi appassionati che vanno a seguire, che andavano, anzi, a seguire nella navicella che rientravano, ebbero questo terribile spettacolo, cioè la navicella si disintegrò al rientro sui cieli della Florida e tutto quello che è stato recuperato purtroppo di ciò che c'era, compresi purtroppo anche sette ospiti, sette diciamo astronauti, è questo qua, è questa cosa qua. Questo per mostrarvi cosa vuol dire una superficie, cosa deve reggere, diciamo così, una superficie quando urta gli strati dell'atmosfera alla velocità tipica del rientro. Ok? Bene, veniamo all'altro elemento, veniamo al titanio. D'accordo? Allora, il titanio lo ve lo presento con questa pagina della rivista Popular Science del 1955, quando il titanio iniziò a essere commercializzato. Questo fu presentato come il nostro grande metallo. Bene, e se vedete ci sono tantissime utilizzazioni. La maggior parte di queste devo notare che sono militari. Va bene, in ogni caso ci sono anche applicazioni, diciamo così, civili e scientifiche. Di questa applicazione qui come pigmento ve ne parlerò fra poco. Per quanto riguarda le due applicazioni militari principali, sono queste due e sono dei record, va bene? Vediamoli come aereo e come sottomarino, d'accordo? Allora, quell'aereo lì, l'SR-71 di Blackbird, è un aereo costruito interamente, o interamente, per l'85% di titanio, perché era l'unico metallo che era in grado di reggere quell'attrito con l'atmosfera che si sarebbe verificato quando questo aereo vola anche a 27 km di altezza a una velocità tre volte quella del suono.
L'unico metallo che poteva reggere era il titanio, o leghe estremamente ricche in titanio. Per quanto riguarda invece il sottomarino, il K-162 sovietico, questo è stato il più veloce, è anzi anche a tutt'oggi il più veloce sottomarino, pensate, capace di viaggiare a 44 nodi, che vuol dire 80 km all'ora, a una profondità di 100 metri. Questo aveva lo scafo completamente di titanio, in modo da essere più leggero e più manovrabile. Bene, tornando a Popular Science, vi volevo segnalare quella cosa lì nel riquadro giallo, ossia l'utilizzo del biossido di titanio, quindi un composto di titanio, se volete il più importante o fra i più importanti composti di titanio, va bene, e che ha avuto degli utilizzi notevoli nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, il biossido di titanio è usato nell'industria della carta, delle fibre, dei materiali tessili, materie plastiche, nelle vernici, nell'industria della gomma, un po' da tutte le parti. E, ad esempio, un'altra caratteristica che rende questo biossido di titanio estremamente interessante come composto è che, primo, è un semiconduttore, ma non solo semiconduttore, è anche un composto chimico che è capace di rendere veloci delle reazioni che altrimenti sono molto lente. In termine tecnico si dice che il biossido di titanio si può comportare da catalizzatore, in particolare fotocatalizzatore. Cosa vuol dire? Vuol dire che riesce a facilitare delle reazioni altrimenti impossibili da realizzare o perlomeno estremamente lente da avvenire in presenza di luce. Per questo motivo esistono oggi dei cementi fotocatalitici che contengono nella superficie esterna del biossido di titanio. Questo biossido di titanio, con la luce solare, è in grado di produrre ossigeno attivo, atomi di ossigeno, in grado di decomporre gli inquinanti, ossidi di azoto, ad esempio, a nitrati. D'accordo? Sempre la sua reattività con l'ossigeno e la capacità quindi dell'ossigeno di reagire e permette la riduzione degli odori, dei cattivi odori, e non so, e poi il biossido di titanio di per sé può dare origine a superfici cosiddette autopulenti o antiappannanti. E se vedete la differenza, tutti quanti abbiamo sperimentato quando piove, la differenza fra uno specchietto retrovisore, come in questo caso, appannato o perlomeno tutto coperto di bollicine di acqua o perfettamente pulito. Va bene. Ecco, l'uranio. Veniamo all'altro composto di quei due che vi avevo citato, va bene, che hanno fatto, diciamo così, sono stati all'avanguardia nella guerra fredda, nel periodo della guerra fredda. Va bene. L'altro è l'uranio. Allora, l'uranio fu definito, era definito diversi anni fa, roccia sfortunata. Perché? Cioè il minerale di uranio era chiamato roccia sfortunata. Perché? Perché questi filoni di uranio si trovavano in genere associati nelle miniere d'argento. E i minatori ben sapevano che quando trovavano queste rocce qui, avevano finito il filone di argento, quindi dovevano smettere e cominciare a scavare da qualche altra parte. D'accordo. Poi l'uranio è stato isolato nella metà dell'Ottocento e dopo 50 anni ha permesso, diciamo, cioè, ha fatto sì che Becquerel per caso ne scoprisse la radioattività. E questo è il secondo caso che vediamo oggi. Va bene. Abbia scoperto la radioattività emessa dall'uranio. E questa cosa aprì la strada agli studi dei coniugi Curie e poi alla scoperta del nucleo atomico. Va bene. Scoperta del nucleo atomico che, diciamo, ai quali contribuirono anche i cosiddetti ragazzi di Via Panisperna, cioè quelle cinque persone, i cinque geni, oserei definirli lì, va bene, Fermi, Rasetti, Amaldi, Segré ed Agostino, va bene, che a Roma, in quegli anni lì, bombardarono tutti gli atomi che potevano, tutti i nuclei che potevano, con neutroni. E
e bombardarono anche l'uranio, videro delle cose, scoprirono due nuovi elementi, ma non videro quello che invece videro 4 anni dopo questi tre signori, Otto Hahn, Fritz Strassmann e Lise Meitner. Questi signori scoprirono che a seguito della reazione dell'uranio con neutroni, l'uranio si spaccava in due. Si spaccava in due. In un certo senso, vediamola così, Fermi si riscattò, bene, mostrò il suo genio qualche anno dopo, quando scoprì la reazione a catena. Sia voi vedete che questo neutrone colpisce un atomo di uranio, l'uranio si spezza, si fissiona, si spacca in due, produce dei neutroni. Questi neutroni possono andare ad attaccare altri atomi di uranio e partire la reazione a catena. Questo non vorrebbe dire poco, se non che questa reazione sviluppa sviluppa tantissimo calore, tantissima energia. Quindi questa è la reazione di fissione, è una sorgente di energia nucleare. D'accordo? Nel 1942 fu sfruttata l'energia dell'atomo d'uranio costruendo la pila, la Chicago Pile 1, sotto in piena Chicago, sotto un ex stadio da football dell'università, e fu prodotta per la prima volta energia estraendola dal nucleo. D'accordo? Guardate quegli anni, sono anni di guerra, questa cosa fu subito sfruttata dal punto di vista militare. 3 anni dopo, si ebbe nel deserto del New Mexico ad Alamogordo la prima reazione non controllata nucleare. Quindi in questa diapositiva avete due casi. Il primo caso, cosa si fa controllando la reazione nucleare? Si produce energia. Nel secondo caso, cosa succede se l'energia nucleare viene liberata senza il minimo controllo? Bene, chi è che produce oggi, insomma, non è facile avere questi dati, purtroppo questi dati arrivano un po' in ritardo, io sono riuscito a trovare solo quelli del 2016, però mi sembra che non siano cambiati, avendo dei dati parziali, diciamo così, degli anni successivi. Il principale produttore è il Kazakistan, va bene, seguito dal Canada e dall'Australia. Chi lo utilizza di più sono quegli stati che possiedono più reattori nucleari, quindi gli Stati Uniti, la Francia, la Russia, la Cina e la Corea del Sud. D'accordo? Poi guardate un'altra cosa molto interessante dell'uranio. L'uranio è questo: l'uranio consiste di due specie, di due isotopi, diciamo. Un isotopo 238 che ha una massa 238 unità e un altro 235, che costituisce l'1% dell'uranio naturale. Allora, se volete utilizzare il vostro uranio per alimentare i reattori delle centrali nucleari, non va bene l'uranio naturale, o può non andare bene l'uranio naturale. Sì, in genere qualche nazione preferisce arricchire l'uranio, portare il contenuto di uranio 235 al 3-4%. Chi invece vuole produrre armamenti nucleari usa uranio ancora più arricchito. Bene, se c'è l'uranio arricchito, da qualche parte ci deve essere l'uranio impoverito. Bene, l'uranio impoverito, l'uranio come elemento chimico, ha una importante caratteristica, che possiede un'alta densità e un alto punto di fusione. Quindi è stato utilizzato l'uranio impoverito utilizzando per produrre proiettili e corazze. Va bene. Altri usi, va bene, molto meno non militari, va bene, dell'uranio erano anzi quello lì, questi, cioè l'inclusione di sali d'uranio nelle mescole, nelle miscele per fare vetri, va bene, in modo da ottenere delle cose, degli oggetti che hanno dei colori e dei riflessi molto belli. Va bene? Sto dicendo dal punto di vista visuale.
poi sono dotati di una certa radioattività, anche se se misurate la radioattività di queste cose, vi accorgete che non è per niente superiore o è di pochissimo superiore alla radioattività naturale. Veniva anche usato, e oggi è sostituito dal tungsteno, che fra gli elementi è quello più pesante, è quello ad elevata densità ottenibile in quantità grosse, ebbene, come contrappeso in aeromobili. Bene. Ecco, se veniamo adesso a tutta altra cosa, all'oro, c'è da dire che se lo guardiamo dal punto di vista di elemento chimico, vediamo che questo è un buonissimo conduttore sia termico che elettrico, va bene? Non subisce alterazioni in presenza di aria, va bene? O come si dice in termini più tecnici, diciamo così, non si ossida all'aria, forma leghe con moltissimi metalli, è duttile, ossia potete fare dei fili anche molto sottili, e è malleabile, ossia potete fare lamine molto sottili. Poi è naturalmente brillante e lucente, ma più che altro è colorato. Cioè, probabilmente è il colore che ha fatto dell'oro il metallo per eccellenza, l'elemento per eccellenza. D'accordo. Chi produce più oro nel mondo è la Cina, seguita dall'Australia. Bene. Chi ne usa di più è l'India, seguita dalla Cina e poi in quantità più o meno paragonabili l'Europa, Russia compresa, e il Medio Oriente. Dove va a finire l'oro? Allora, se guardate questo, vedete che l'1%, cioè tutto ciò che non è legato alla finanza, si riduce solo al 10%, cioè odontoiatria, altro e elettronica, 7 e 2, 9 e 1, 10, 10%. Tutto il resto è roba collegata, sono utilizzi collegati o alla gioielleria o alla finanza. D'accordo? E per questo vi voglio citare due cose a proposito di gioielleria. Uno è questo oggetto qua, antico, diciamo così, la maschera d'oro di Tutankhamen, che è veramente qualcosa di fantastico, di stupendo. Poi una manifestazione che si svolge tutti gli anni ad Arezzo, bene, ad accesso limitato, non tutti possono entrare. Una volta siamo riusciti ad entrare grazie a una collaborazione che avevamo con dei chimici di Arezzo, e sinceramente vi devo dire che io non ho mai visto tanto oro e tanti oggetti preziosi come quel giorno, a questa manifestazione Oro Arezzo. D'accordo? Poi non ci si può dimenticare, perché rientra nell'immaginario generale, Fort Knox, cioè le riserve auree statunitensi, con questa immagine che ritengo rappresenti un fotogramma del film Goldfinger, in cui l'attore principale era il compianto, diciamo, di Sean Connery, nei panni dell'agente 007. Va bene. Poi altri utilizzi, a parte i riconoscimenti, la medaglia d'oro è quella più ambita di tutti, elettronica e odontoiatria. D'accordo. E non dimentichiamoci l'astronautica. Perché l'astronautica? Perché le visiere degli astronauti contengono una lamina molto sottile, un sottilissimo foglio di oro. In effetti l'oro, come vi dicevo, è malleabile, per cui potete ottenere dei fogli di oro molto molto sottili, da cui ci potete vedere attraverso, e hanno la capacità di schermare la radiazione IR. Quindi per tutti coloro che vanno nello spazio e sono soggetti e non sono protetti dall'atmosfera, una cosa di questo tipo è fondamentale. D'accordo. Poi l'elevata riflettanza dell'oro, va bene, fa sì che, diciamo così, fogli più o meno resistenti di oro vengono avvolti a tutto ciò che
viene mandato fuori dall'atmosfera e quindi si trova in dire alla diretta esposizione dei raggi solari, va bene? Non filtrati. Ecco, recentemente mi è capitato di venire di leggere che non solo esistono animali, piante e tante cose, cioè non ci sono solo animali e piante in via di estinzione, ma ci sono anche elementi. Ora, è un po' brutto dire questo, sono d'accordo, però più che altro lo dico perché devo precisare che quando si parla di elementi in via di estinzione, si intende che quegli elementi, quei certi elementi, un certo elemento, fra qualche anno, va bene, non sarà più disponibile perché nessuno andrà più a estrarlo, perché sarà così diluito sulla terra che non sarà più economicamente accettabile andarlo ad estrarre. Quindi non è detto che non ce ne sia più, ma semplicemente non sarà più remunerativo per recuperarlo. Fra questi elementi e fra i primi di questi c'è proprio l'oro, tra l'altro che vedete qui in rosso, diventeranno, diciamo così, sono in via di estinzione, che diventeranno sempre più rari nell'arco di 5-20 anni. Tra questi elementi qua c'è anche l'elio, d'accordo? Il gas elio. Tengo a farvi notare che l'elio viene prodotto per decadimento dell'uranio, viene tutto da lì, è un gas così leggero che non può essere trattenuto dalla gravità terrestre. Quindi tutto quello che si forma, che viene utilizzato, se ne va. Ecco, questo ha portato allora alla gente a scoprire le miniere urbane. Cosa sono le miniere urbane? Le miniere urbane praticamente sono no, quei rifiuti praticamente che abbiamo noi, va bene, e che praticamente come dire, si trovano, diciamo così, comprendono 4, il 5% dei rifiuti urbani, va bene, e sono ben 50 milioni di tonnellate. Ecco, sono costituiti da platino, palladio, indio, terre rare, litio e così via. Va bene? Se vedete, c'è molto più indio nelle miniere urbane di quanto non se ne estragga normalmente dalle miniere normali. D'accordo? Sempre nelle miniere urbane, tenete conto che noi abbiamo nei cellulari, circuiti e così via, abbiamo grosse quantità di oro, argento e palladio. PPM vuol dire grammi per chilo, va bene? Quindi qui ci sono grammi per tonnellata, scusate, quindi qui ci sono tantissime, c'è un'enorme quantità di argento nei cellulari, ad esempio, come anche nei circuiti stampati. Avete nei processori avete 4 kg per tonnellata di oro e mi fa quasi ridere il contenuto di oro nella miniera di Fourtei, che era la miniera italiana, tipica miniera italiana. E velocemente andiamo alle molecole, al sale, va bene, che se vogliamo esaminare le molecole, anche questo è stato un elemento che una sostanza invece che ha contribuito molto alle vicende umane. Il costo è piuttosto basso, il costo attuale è piuttosto basso, e sicuramente se qualche persona del 900, del 500 venisse oggi ci chiamerebbe matti perché noi spargiamo il sale sulle strade, va bene, quando la cosa era molto, molto importante. Tenete conto che era così importante che molte città europee, varie città europee ci ricordano il sale, Salisburgo, Salzburg è una di queste, e addirittura una regione dell'Austria ricca di miniere di sale è proprio, prende il nome Salzkammergut. E la Lega Anseatica si è sviluppata grazie al sale, e la Lega Anseatica è ricordata, va bene, nelle targhe delle città che ne facevano parte, Lübeck, Hamburg e Bremen, sono nelle targhe, compare la lettera H che sta per Hansestadt. Dove si trova il sale? Il sale si ricava o dalle saline, va bene, evaporazione quindi dell'acqua di mare, o da salgemma, da giacimenti che si trovano, ci sono grossi giacimenti in Italia, o
o in Sicilia oppure a Volterra, a Salina di Volterra. Tenete conto che esiste nell'America del Sud una piana di 10.000 km quadrati che è visibile dallo spazio, fatta di sale, quindi bianca, e è usata per la calibrazione delle altezze dei satelliti. Il sale sicuramente ha contribuito alla diffusione dell'Islam in Africa, in quanto i mercanti arabi scambiavano sale con gli abitanti, diciamo, dell'attuale Mali o Mauritania. Poi questo sale veniva in Europa e veniva usato in assenza di frigoriferi per conservare i cibi. Questo ha portato appunto allo sviluppo delle città della Lega Anseatica. Perché i cibi si conservano con il sale è un fenomeno che si chiama osmosi, cioè si forma uno strato, una soluzione salina vicino a contatto con la carne e col pesce, la concentrazione di sale qui è molto elevata, più che nelle cellule, e l'acqua passa dalle cellule alla soluzione. Questo è il motivo per cui l'acqua di mare non deve essere bevuta. Non deve essere bevuta, altrimenti si va incontro a fenomeni di disidratazione e di diarrea. Va bene? Dovuto proprio al fatto che la concentrazione media di sale in acqua di mare è enorme, molto alta, 35 grammi litro, mentre i fluidi cellulari hanno delle concentrazioni più basse. C'è chi ci ha pensato a questo, alcuni uccelli marini ci hanno pensato e hanno una ghiandola che concentra il sale e poi lo elimina. Quindi questi signori possono bere anche acqua di mare. Vi consiglio, se non l'avete già fatto, questo film Vita di Pi, perché vi fa vedere cosa succede quando c'è un naufragio, si trova un essere umano, un uomo si trova disperso in mare su una barca. Oltretutto, in questo caso, qui è il lato più importante, insieme a una tigre del Bengala. L'ultima cosa di cui vi volevo parlare è l'isoprene, va bene? L'isoprene, cioè la gomma che fu intravista, diciamo così, da Colombo, fu riconosciuta anche dallo storico spagnolo Tordesillas e utilizzata, diciamo così, a Parigi nel 1783 dai fratelli Montgolfier, che dopo aver spalmato con la gomma un tessuto, prese il volo con la prima mongolfiera. Va bene? Nel 1840 il Charles Goodyear, un nome che è noto, pensò bene di mescolare, anche questo per caso, terzo caso, gomma e zolfo e scaldarlo, va bene? A seguito di un caso. Va bene? E in questo caso lui cosa fece? Vulcanizzò la gomma, ossia quella sostanza che era intrattabile e che non poteva essere sottoposta a temperature estreme, diventò resistente, elastica e stabile anche a freddo. Questo è dovuto a quei pochi, diciamo così, semplici, se volete, legami zolfo-zolfo. Questo portò a un grosso sviluppo, diciamo, degli imperi coloniali, specialmente per alcune nazioni. Se vedete qui l'Inghilterra un po' tutta sviluppata, aveva delle colonie anche nelle zone dove si produceva la gomma, l'Olanda in particolar modo e anche la Spagna. Va bene. Cosa c'è nella gomma? Il prodotto principale è l'isoprene. L'isoprene è che la gomma fu poi preparata prendendo l'isoprene e, come si dice, polimerizzandolo, cioè quello che otteneva Tilden, che ottenne Tilden, era la stessa cosa della gomma, era un qualcosa che aveva le stesse caratteristiche della gomma naturale. Subito ne approfittarono, diciamo, i fratelli Michelin che, come ben noto, fecero la loro fortuna con questi tubi di gomma mettendo dei tubi di gomma attorno alle ruote, i pneumatici. Oggi è ben noto, abbiamo tute di neoprene, gomme stirene butadiene, quindi gomme che ci possiamo utilizzare per la produzione di scarpe, di vestiti, di guanti monouso, a seconda di come combinate queste cose. Questa è la produzione
gomma sintetica, riferita alla sintetica. I più grossi produttori sono nell'estremo oriente, va bene, Thailandia e Indonesia, e questa è la quantità di una gomma naturale, la produzione di gomma naturale dal 2000 al 2019. Come vedete, c'è stato un aumento regolare che ha portato a una produzione attuale di 13 milioni di tonnellate l'anno. Ok, con questo io ho concluso. Vi lascio quindi a questa diapositiva. Desidero concludere con due persone, un poeta, diciamo così, un chimico, Alberto Cavaliere, che ha scritto un libro che consiglio a tutti, La chimica in versi, dove tutta la chimica organica, inorganica, generale, tutta la chimica che volete è scritta in quartine. È veramente bello. Qui lui ci parla di ossigeno e di idrogeno. E poi vi lascio anche questa poesia, se volete, possiamo chiamarla benissimo poesia, di Fabrizio De André, un chimico. Vabbè, con questo io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e vabbè, grazie di tutto. Sono pronto a rispondere alle domande se ci sono. Ok. Allora, intanto grazie mille professore per questa presentazione che è stata veramente, veramente interessante. Quindi anche per me che sono un chimico è stata veramente ricca di spunti, di riflessione. Penso che se volessimo cominciare a parlare di elementi o di tutte le varie implicazioni legate anche soltanto ai quattro elementi, alle molecole che ha presentato, veramente dovremmo parlare per sempre. Però approfittiamo e iniziamo la nostra discussione proprio dalle domande che ci sono state poste dai nostri ascoltatori in chat. A questo proposito vi ricordo che se avete domande, riflessioni per qualsiasi cosa potete commentare e noi cercheremo di darvi una risposta. Allora, partiamo appunto dalla domanda di Giulia Gianganini che ci chiede: vista la produzione crescente di silicone e siliconici, dal punto di vista ambientale, cosa comporta tutto ciò? Ossia, qual è l'impatto ambientale di questo composto così largamente usato? Qui l'impatto ambientale è l'impatto di, potrei rispondere così, l'impatto ambientale del silicone è l'impatto ambientale di qualsiasi altro composto che viene prodotto in quantità notevole e poi viene in qualche modo alienato. D'accordo? Quindi una cosa che posso dire è che questi derivati non sono, diciamo così, pericolosi, d'accordo? Per cui tra i classici modi, diciamo così, di smaltimento di queste sostanze rientrano fra gli smaltimenti delle sostanze, diciamo così, non pericolose, e come tali rientrano quindi nel problema generale dello smaltimento dei rifiuti. Avete visto anche il livello di rifiuti elettronici, cioè 40-50 milioni di tonnellate sono tanti, eh? Sono tanti. Quindi io non vedo grossi problemi diversi da quelli che ci sono per lo smaltimento del silicio o del silicone in generale. Ok, perfetto. Questa domanda in realtà ce l'ha stata posta in altri termini anche da un altro utente, Cristian Giordano. Speriamo di aver risposto appunto anche a te. E, quindi penso che il professore sia stato molto chiaro, ma ovviamente se avete ancora dei dubbi potete tranquillamente commentare. Un altro commento interessante in realtà era appunto di Elfo Alfio, grazie alla regia che ci mostra i commenti in diretta. Dunque, nello sviluppo di tutte queste tecnologie, la maggior parte viene da No, ricerche no, no, no. militari? Cioè, viene dalla ricerca in generale, dalla ricerca accademica. Bene, io vi ho citato quei due casi di applicazione del titanio perché li ho considerati molto eclatanti, proprio per far vedere cosa ci si può fare col titanio. Bene,
La ricerca viene essenzialmente, c'è la ricerca ovviamente militare e di questo si saprà sempre poco, proprio perché è una ricerca di tipo militare e quindi sottoposta al segreto, ma la maggior parte di quello che ho citato io è tutta ricerca, se si può parlare di ricerca, quando se si parla di ricerca, tra le cose che ho citato è ricerca accademica, eh? La maggior parte è ricerca accademica. Anche se qui devo dire la verità, io mi sono buttato più come avete visto, sulle cose molto pratiche, quindi magari scoperte per caso, il famoso caso di serendipity, direbbero gli inglesi, ossia la capacità di fare scoperte per caso. Leggasi, come dico agli studenti, in altre parole, vi va male una reazione, non buttate via, ma guardate cosa è venuto fuori. Prima di buttare. Allora, abbiamo un'altra domanda, anche questa molto interessante, devo dire, di Alessandro, che ci chiede: sulle storie di elementi, esistono contributi storici antichi, alla scienza chimica provenienti dall'alchimia o solo superstizioni magiche ed esoterismo che nulla hanno in comune con le scienze? Cioè, l'alchimia di per sé ha dato un grosso, io potrei dire che ha dato un grosso sviluppo, un grosso contributo allo sviluppo della chimica. Bene. Poi gli elementi, cioè lo sviluppo degli elementi, cioè la conoscenza degli elementi è andata pari pari crescendo con le conoscenze chimiche, cioè nel 1600 gli elementi noti erano una trentina. D'accordo? I più comuni. D'accordo? Poi, man mano che passa il tempo, alla fine dell'Ottocento, quando Mendeley costruì la sua tabella, erano disponibili 60 elementi. Prima erano solo 30. Quindi il contributo, se si possa dire, il contributo dell'alchimia alla nascita della scienza chimica, secondo me, c'è stato. E gli elementi non venivano, cioè gli alchimisti consideravano elementi anche l'acqua, cioè gli elementi di Aristotele erano acqua, aria, fuoco e ne manca uno, acqua, aria, fuoco e terra, d'accordo? Quindi attenzione a andare troppo indietro nel tempo e a pensare agli elementi in termini moderni. Ok, una riflessione che in realtà mi è venuta in mente, no? Mentre parlavo nella parte finale della presentazione delle discariche urbane, della quantità di elementi che che sono presenti nei nostri rifiuti e di quanto stiano cominciando a diventare rari, è possibile che in futuro alcuni elementi possano diventare l'equivalente del petrolio odierno? Ovvero sia che l'avere magari delle riserve di un elemento o dell'altro possa essere un forte elemento geopolitico. È già questo. Provo ad andare avanti un attimo, perché voglio farvi vedere una cosa. No, questa qua, tenete conto, ad esempio, di questa cosa qua, di quanto stiamo buttando via, va bene? Senza rendersene conto. Cioè, qualche anno fa, l'EAVAG, cioè l'ente federale svizzero per le acque, ha pubblicato questo studio. Praticamente ci siamo accorti che i depuratori all'ingresso delle acque e degli ingressi dei depuratori nei fanghi contengono tantissimi elementi, anche importanti. Se vedete qua in fondo, risulta una perdita, diciamo così, di 3 tonnellate di argento anno in tutta la popolazione svizzera, o 43 kg di oro. È chiaro, oppure una tonnellata di gadolinio. Ora, gadolinio, chi era costui? Il gadolinio è un mezzo di contrasto nelle tecniche di risonanza magnetica nucleare. Quindi è chiaro che andando avanti nel tempo sicuramente ci sono degli elementi in via di estinzione, cioè sicuramente degli elementi che diventeranno sempre più rari. E questi sono già parecchi, non provo a ritornare indietro a quella tabella periodica, vediamo un po' se ci arrivo. No, forse è troppo lontano, ecco, forse è qui. Eccola qua.
Qui insomma si vede che elementi, lasciamo perdere l'oro, diciamo così, ma quello che è importante è l'elio. L'elio è veramente importante come elemento in via di estinzione, perché l'elio non si recupera. L'elio si produce, ci pensa l'uranio a produrre l'elio, e questo noi non si può fare niente, si utilizza e poi basta. L'altro composto che ora viene utilizzato tantissimo è il litio. Litio insieme a cobalto, perché il litio cobaltato, il sale di cobalto, il litio cobaltato viene usato come catodo, come elettrodo, diciamo così, come elettrodo nelle pile a combustibile, nelle celle, e quindi viene sempre più utilizzato. D'accordo? Quindi sicuramente ci sarà. Il cobalto, tanto per dirne un'altra e poi mi chiedo, il cobalto ha un grosso difetto, viene prodotto in un'unica zona del globo. La maggior parte del cobalto viene dal Congo, va bene. Il niobio e tantalio vengono da ristrette zone del globo, per cui il tantalio specialmente va a finire. Grazie al tantalio sono st è stato possibile fare i microcondensatori e quindi avere telefonini sempre più potenti e sempre più piccoli. D'accordo? Quindi il tantalio è diventato estremamente importante. Il tantalio si trova in determinate zone del globo, è solo lì. Quindi ci sono elementi che hanno un'importanza geopolitica incredibile. Bene, il tantalio è uno dei tanti, anche se nessuno magari lo conosce. Va bene. Un altro è il litio. Questo qua, o il cobalto. Ok, quindi mi è piaciuta, diciamo, questa chiusura finale, no? Visto che magari nessuno lo conosce. Secondo me qual è un elemento molto sottovalutato, che magari molte persone non conoscono, ma che in realtà ha un ruolo importante nelle nostre vite, oltre al tantalio? Sì, certo. Il tantalio è questo è un esempio. Questo è un esempio, pochi conoscono il tantalio, va bene, però non c'è dubbio, ormai ha acquisito un'importanza incredibile. Ci sono guerre, insomma, per occupare i giacimenti di columbite, cioè del minerale niobio tantalio. Senza Ok, dubbio. allora direi prima di chiudere, intanto appunto a chi ci sta seguendo, se avete delle domande, ponetele pure senza problemi. Prima di chiudere, magari vorrei fare un'altra domanda io. Prego. Spesso quando pensiamo all'energia nucleare, quando pensiamo al nucleare, la vediamo più come una cosa da fisici. Qual è invece il ruolo del chimico nel mondo dell'energia nucleare pacifica? Manteniamoci sul pacifico. Secondo me è la separazione. Separazione è tutto quanto riguarda la chimica, diciamo così, dell'uranio, la chimica del. Se volete, la chimica del plutonio. Anche il plutonio ha un grosso difetto, oltretutto, come elemento, perché oltre a essere un elemento fortemente radioattivo, è un elemento molto velenoso. Comunque, sicuramente l'importanza dell'utilizzo della chimica, l'importanza del chimico è la separazione e trovare le caratteristiche, andare a identificare le proprietà dei composti di queste sostanze. Insomma, se volete, se la separa è vero sì che la separazione degli isotopi dell'uranio è un fenomeno fisico, diciamo così. Si devono separare due isotopi che differiscono poco nella massa. Però si tratta di isolare l'uranio, o di isolare il plutonio, o di isolare i vari combustibili. E lì, secondo me, il laboratorio, il chimico è quello che deve svolgere cioè dove può svolgere, dare il principale contributo. Perfetto. Allora, vediamo se ci sono altre domande che vengono dalla nostra chat,
mi pare che dovremmo aver risposto a tutti quanti. Allora, io direi che possiamo avviarci verso la chiusura. Ovviamente ringraziamo il professor Guido Pampaloni per essere stato qui a raccontarci queste storie sugli elementi, veramente a mostrarci quanto la nostra società è dipendente dalla chimica ed è dipendente da questi elementi. Sono solo quattro. Ovviamente quattro sono quelli presentati, ma poi... Ecco, abbiamo una domanda all'ultimo minuto, attenzione. Luca Bernazzani ci chiede, anche nel caso dell'uranio, è maggiore l'impatto sull'ambiente della sua radioattività o della sua tossicità? Bella domanda, Luca. Questa è proprio una bella domanda. Forse, ma qui lo dico e qui lo nego, diciamo così. Forse la sua tossicità, perché in effetti la radioattività dell'uranio naturale, mi riferisco all'uranio naturale, non è elevata, d'accordo? Mentre l'uranio è un elemento pesante e come tutti gli elementi pesanti sono nocivi, d'accordo? Sono nocivi perché si vanno a sostituire, cioè l'uranio, per quanto sia grande, ha delle caratteristiche chimiche che lo fanno assomigliare a tanti altri elementi che sono molto più biologicamente attivi, diciamo così, di altri. Per cui magari trovare in giro l'uranio può portare lo può fare entrare in alcuni cicli che sarebbe bene stesse fuori. In altre parole, mi riferisco a tutti i cicli biologici in cui può entrare. D'accordo? Per cui io posso rispondere alla domanda di Luca dicendogli, ma non lo so, ma penso che io avrei più paura dell'uranio come elemento che come elemento radioattivo, come elemento chimico che come elemento radioattivo. Perfetto, penso che sia stato veramente... Plutonio no, e questo risponde sempre a Luca, plutonio no, perché sebbene il plutonio sia anche questo estremamente velenoso, dal punto nocivo, tossico dal punto di vista chimico. D'accordo. Ok. Perfetto. Allora, penso che sia stato veramente, veramente chiaro. È stato veramente un bel intervento, una bella serata e spero che anche i nostri ascoltatori si siano divertiti, si siano ovviamente appassionati anche a questo bellissimo racconto. Prima di salutarci vi ricordo che questa sera alle 21 avremo la live conclusiva di questa edizione 2020 del Bright in compagnia del professor Pucci, che terrà un intervento dal titolo La radiazione solare per la produzione di energia a basso impatto. Appuntamento stasera alle 21, sempre qui sul canale YouTube del Dipartimento di Chimica dell'Università di Pisa, oppure sull'omonima pagina Facebook. Quindi ringraziamo di nuovo il professor Pampaloni e diamo un saluto finale. Vi volevo ringraziare anch'io tutti gli organizzatori, tu Giuseppe e Gaetano, per lo sforzo che ha fatto perché questa cosa avesse il successo che sembra avere, che mi dicono per ora questa edizione del Bright. Grazie di nuovo, grazie a tutti. Quindi appunto, allora, prima di chiudere ringraziamo appunto Gaetano, che in questo momento è dietro le quinte, il professor Gaetano Angelici dietro le quinte, ci sta facendo da regia, ma è la vera anima di questa edizione, quindi mi associo al professor Pampaloni nel ringraziarlo per il suo impegno. Quindi grazie ancora per averci seguito, appuntamento di nuovo tra un'ora, sempre qui, per l'interessantissima diretta del professor Pucci. Buona serata. Arrivederci.